Benvenuti a tutti. E con luglio abbiamo questa grande opportunità di onorare e contemplare un principio bellissimo che è da sempre nella tradizione dello yoga ed è il principio del guru. A luglio si celebra Guru Purnima e Guru Purnima a queste due parole, guru, purnima, appunto. Purnima significa pienezza, perfezione, ed è associato con questa altra parola, guru, che conosciamo molto bene, perché ormai anche in Occidente viene utilizzata in vari ambiti, a volte un po' più, in modo più appropriato, a volte meno, nel senso che guru significa insegnante, per cui quando viene applicata a qualcuno che insegna qualcosa è un modo estremamente appropriato. E poi nella tradizione dello yoga la parola guru è appunto collegata un po' più direttamente con un principio supremo. Venite con le mani sul ginocchio davanti, la mano destra radica, aprite il petto, inspirate sul braccio sinistro. Con il braccio allungate, ma scendete di più sul ginocchio davanti. Respirate qui. Ok. Mano sinistra a terra. Cominciate a ruotare leggermente il busto. E continuando a radicare l'anca destra verso il basso, vi aprite. Mano destra a terra, giù il ginocchio dietro, scivolate indietro, allungamento del corridore. Sulla gamba destra verso l'alto, piega il ginocchio, apri l'anca e cerca di radicare di più il tallone della gamba su cui sei in equilibrio adesso. E nota se il ginocchio sta ruotando verso l'interno, cerca di opporti ruotando l'esterno della coscia indietro. E allunghi, mentre cerchi di aprire di più l'anca e la gamba in alto. Riallinei l'anca, vieni con le spalle sopra i polsi, il ginocchio al petto, fai una pausa qui. Piede destro avanti. Stavolta porti più avanti il piede dietro e vieni in Parsvottanasana. Sulla gamba destra, ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, pausa. Piede destro avanti. Tallone dietro a terra e vieni in Virabhadrasana 2. Ok, molto bene. Avambraccio destro sulla coscia, ti allunghi per Parsvakonasana, per adesso con l'avambraccio sulla coscia. E poi, mantenendo il più possibile le gambe attive, i piedi che radicano, vai giù con la mano destra per Parsvakonasana finale. Se senti che è meglio per te tenere l'avambraccio sulla coscia, fallo pure.